Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo presentarvi uno degli ultimi arrivi, arrivato direttamente dagli Stati Uniti. È il cofanetto Forgotten Gialli, volume 3. Come potete vedere, è fatto molto bene. È arrivato ieri, insieme al numero 4, che poi vi farò un unboxing dedicato anche di quello. Preso direttamente dal sito della Vinegar Syndrome. Eccolo qui in tutta la sua bellezza. Allora, questi cofanetti io avevo già il numero 2, il numero 1 no, perché è andato fuori catalogo dopo un poco, e si trova soltanto una versione in Amarai, quindi preferisco non prenderla sinceramente, anche perché poi non ci sono tutti i film in italiano e tutti region free, quindi preferisco di prendere quelli che posso usufruirne, anche se a livello collezionistico sarebbe bello averlo. Ce ne faremo una ragione, insomma. E niente, guardate innanzitutto la fattura di questo. Abbiamo sempre il cofanetto rigido che ci ha abituato ormai la Vinegar. Gli artwork, a mio avviso, sono davvero stupendi, anche perché, come potete vedere, quando lo si apre, continua l'artwork anche all'interno. È fatto davvero bene. Andiamo a vedere al suo interno cosa c'è. Ci sono tre film, tutti e tre in Amarai. Questo lo posiamo qui. Questo è il titolo Quando Marta urlò dalla tomba di Francisco Lara Polop. C'è anche la lingua italiana. Vediamo un po', spero si veda abbastanza bene. Abbiamo uno scan 4K, da 35 mm originale, include lo spagnolo, l'italiano e l'inglese. L'italiano qui dice con sottotitoli non removibili, non so se si vede. E non so, poi lo andrò a provare. Vabbè, io avendo il Panasonic, come già a volte vi ho detto, li sposto al massimo. E beh, reversible cover artwork. Andiamo a vederli, perché quindi mi dice che la copertina è reversibile. Andiamo ad aprire. Come Luca di Senza Trama, che vi invito a seguire, siamo in due che non usiamo il taglierino per paura di usarlo. Mentre il mio amico Dottor Loomis è un maestro del taglierino. Questo. Mamma mia, che cellofan messo in maniera. Eccolo qua. Gli artwork sono sempre molto bene, molto belli e molto curati. Qui abbiamo il disco, in Blu-ray ovviamente. E andiamo a vedere la copertina alternativa, che a mio avviso è molto più bella. Infatti, mi sa che ci lascio questa. Spero si veda bene, la trovo davvero bella. Andiamo a vedere il secondo titolo, invece, che è Macchie solari di Armando Crispino. È scritto Autopsy in inglese. Qui abbiamo più contenuti extra, a quanto pare. Ovviamente anche qui uno scan, però questa volta 2K da un 35 mm originale. E include delle interviste a Crispino. Anzi, un'introduzione di Crispino, un'intervista a Daniele Alibiso, con che è l'editore, poi abbiamo un'intervista con Francesco Crispino, film historian, quindi uno storico cinematografico, non saprei cosa, scusate, ma con l'inglese sapete ormai che non ci faccio l'amore, insomma, e poi abbiamo un'altra featurette che si chiama Black Hole Sun. Qualche trailer e sempre la cover reversibile. Andiamo a vedere. Devo dire che sono impacchettati in maniera impossibile da aprire questi Vinegar. Dite la verità, la suspense che vi do io con gli spacchettamenti non ve la dà nessuno perché non li apro mai.
Ragazzi, faccio un rimedio barbaro. Mamma mia, qualcuno mi sta bestemmiando. Andiamo a vedere. Con una penna è il massimo. Ma è la prima cosa che avevo sotto mano. Non mi andava di fare tagli. E ve lo tenete così. Eccolo qua. Devo dire, artwork anche questo molto bello. Abbiamo la serigrafia del disco all'interno. E andiamo a vedere la copertina alternativa. No, devo dire che questa mi piace più la prima. Non è male, però preferisco questa. Mentre l'altra l'ho girata, qui ci teniamo quella scelta dalla label come principale. Andiamo a vedere il terzo e ultimo film, che è I vizi morbosi di una governante. Qui Crazy Desires of a Murderer, cioè quindi titolo tradotto nemmeno tanto poi in inglese. Anche qui ci aiutiamo con la penna. Sì, ci aiutiamo con la penna. Che vigliaccata, ragazzi. Che boiata anche io. Andiamo a vedere qui. E poi rischio pure di romperli quando faccio così. Vabbè, vai. Ok. Questo è il disco. E devo dire che forse l'artwork alternativo qui mi piace di più questo. Infatti ci mettiamo questo. Ora vi leggo anche qui più o meno gli extra che ci sono. Andiamo a vedere, questo è uno scan 4K, quindi a 35 mm, dal negativo 35 mm, c'è un'intervista con l'attore Giuseppe Colombo e nient'altro, ci sono i sottotitoli in inglese, dice, quindi niente di più. Questo film è di Walter Ratti, Filippo Walter Ratti, e niente, questi sono i tre film, li andiamo a riporre dentro. Stiamo cominciando ad avere problemi anche con l'italiano, che va benissimo. Eccolo qua. Niente ragazzi, questi io li ho presi sul sito Vinegar, arrivato in pochissimo tempo, senza dogana, con FedEx. Poi vi farò vedere il volume 4 e ho preso anche la sindrome di Stendhal di Argento della Blue Underground nello stesso ordine, quindi vi farò un unboxing anche di quello, anche se l'ho fatto già fotografico sui vari social. Per ora vi saluto, oggi tra l'altro dovrebbe arrivare il cofanetto di Ghostbusters, mi chiedo scusa ma sono sveglio da poco, sì, quindi la bocca è ancora impastata, e niente, vi saluto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, seguite il canale e seguitemi anche sugli altri social, va bene, sempre Italian Film Collector, quindi mi trovate un po' ovunque. Vi ringrazio, bye bye.